Due ore di sciopero e un presidio davanti all'ingresso dello stabilimento. I lavoratori dell'ex Ottomelara si mobilitano con forza per dire no alla cessione della fabbrica spezzina ad aziende straniere. Due ore di sciopero proprio per ribadire il fatto che la divisione deve rimanere di Leonardo e noi non siamo disposti ad accettare delle cordate che siano straniere o italiane che spacchettino le attività di questa divisione mettendo a rischio i livelli occupazionali e la persistenza del sito nel territorio. Non è pensabile che uno stabilimento come Ottomelara, perché a me piace ancora chiamarlo in questo modo, venga o spacchettato o venduto addirittura a realtà esterne come può essere i tedeschi, i francesi, non lo accetteremo mai. Quindi i politici devono iniziare a metterci la faccia e a difendere questo territorio, non solo per Ottomelara ma per tutto l'indotto e per tutta la città che rappresenta. Ottomelara è parte della storia del nostro territorio da generazioni. Svendere un patrimonio così all'estero è una decisione scellerata. Direi assolutamente di sì. Come dice lei, chiaramente Ottomelara è la storia di Spezia, comunque è ancora oggi l'azienda, secondo me, leader del territorio spezzino. Vendere per un semplice motivo di fare cassa, perché Leonardo ha bisogno di fare cassa, a noi non ci sta bene, non ci stanno bene cordate straniere, noi vogliamo mantenere il nostro know-how, le nostre conoscenze sul territorio spezzino, per tutte le famiglie spezzine, per l'indotto, ma soprattutto per rimanere italiani, un marchio italiano che non diventi straniero. Un presidio che è un messaggio chiaro ai vertici aziendali, ma non solo. I lavoratori chiedono che tutta la città si mobiliti al loro fianco in questa battaglia. Non si può svendere, soprattutto a cordate o sistemi che, come veniva detto dai sindacati precedentemente, sviliscano e spacchettino il lavoro e questo sistema rischi di lasciare a casa dei lavoratori. Noi questo non lo possiamo accettare né per i lavoratori né per tutta Spezia che in questo sistema industriale, diciamo, ci è cresciuta, ci è nata e ha trovato il suo sviluppo. Ottomelara è un patrimonio della città, un patrimonio che non può essere diviso, dobbiamo difenderlo, dobbiamo comprendere tutte le ragioni che stanno dietro a queste operazioni e lo faremo presto anche in una commissione consiliare che insieme a tutti i gruppi di opposizione abbiamo chiesto sull'argomento. Da parte di questo presidio è arrivato un appello accorato alla politica per far sì che ci siano delle azioni concrete e non solo delle parole. Beh certo, da parte nostra come PD Provincia Spezia va prima di tutto il sostegno e il supporto a tutti i lavoratori che qui stamani stanno manifestando per difendere il proprio posto di lavoro, per difendere il futuro di uno stabilimento importante, strategico e centrale fra le realtà industriali della provincia. Uno dei poli industriali dove è impiegato il più largo numero di manodopera di questo territorio. Noi come PD intanto manifestiamo tutta la nostra vicinanza a questo presidio e ci mettiamo a disposizione con i nostri referenti a tutti i livelli per supportare le loro richieste, per dimostrare vicinanza prima di tutto ai lavoratori.